Come ci si comportava allora? Cioè, era possibile che per esempio il capo stazione della CIA italiana agisse senza avere nessun rapporto con il mondo? No. I rapporti c'erano. Qualche volta ci si lamentava perché non erano intensi come noi li avremmo desiderati. Io non posso dimenticare un discorso che ebbi con Moro poche settimane prima del suo rapimento. Discutevamo con Moro delle BR, delle difficoltà di trovare i covi delle BR. E Moro mi disse, la mia preoccupazione è questa, che io ho per certo la notizia che i servizi segreti, sia americano sia israeliano, hanno degli infiltrati all'interno delle BR. Però non siamo stati avvertiti di questo, perché se fossimo stati avvertiti, probabilmente i covi li avremmo trovati. Presidente, mi scusi, insomma, io ho un po' di memoria, poca, sì. Ma insomma delle vicende di Gatti Rosso, lei ricorderà, insomma, ce ne siamo occupati per tanto tempo con la Notte della Repubblica, con Diavoli. Questa non mi sembra proprio una cosa molto nota, è in qualche modo una novità? È una novità. Che lei oggi ho ricordato, proprio dei giorni che precedettero la cattura di Moro. E me ne sono ricordato proprio per le difficoltà che nei 55 giorni della prigionia di Moro noi ebbimo con i nostri servizi segreti a metterci in contatto con i servizi segreti americani per ritrovare la prigione di Moro, che non fu mai ritrovata. Mentre invece quando poche settimane dopo fu catturato dalle Brigate Rosse un esponente americano, le prigioni furono ritrovate nel giro di 15 giorni. E mi scusi, rimango ancora su questo tema, mi pare, insomma, il generale James Dozier. Importante, beh, infatti, il generale Dozier, insomma, quella penna, no? Che fu rintracciato. Ma se Moro disse che le BR erano state infiltrate dai servizi segreti americani e israeliani, questo significa che durante il rapimento qualche informazione da questi infiltrati? Questo è possibile. Tanto è vero che quel capo dell'agenzia che poi fu assassinato, fu assassinato, di cui fu accusato ingiustamente Andreotti, sapeva qualche giorno prima. Pecorelli, lei si riferisce. Pecorelli, tre giorni prima del rapimento di Moro, scrisse una notizia un po' ambigua sulla sua agenzia, dicendo il 15 di marzo si verificherà anche con qui un nuovo fatto gravissimo in Italia in cui saranno implicate personalità di grande rilievo. Disse tre giorni prima, poi in realtà poi sapemmo che la cattura di Moro doveva venire il giorno prima, quindi aveva imbroccato decisamente. E io faccio risalire la uccisione, così a intuito, senza averne delle prove, di Pecorelli al fatto che Pecorelli minacciasse a un certo momento di rivelare da dove aveva attinto quelle notizie, e allora fu fatto fuori scientificamente in maniera molto adeguata, probabilmente da servizi. E quindi allora tutta la vicenda Moro, sotto questo aspetto, andrebbe in vista, dovrebbe essere. Ma i magistrati che con me hanno riferito e che sono stati implicati nei tre processi Moro, tutti e tre sostengono di non avere, tutti e tre i tipi di ordini di magistrati sostengono di non avere avuto dalle Brigate Rosse dichiarazioni convincenti, perfettamente convincenti. Le Brigate Rosse interrogate oggi ci dicono che hanno già detto tutto. La verità non è così, probabilmente qualcosa ci hanno taciuto. Che cos'è questo qualche cosa? Anche loro hanno voluto coprire certe posizioni, certe realtà. Questo è l'interrogativo che nasce. E questo è l'interrogativo che nasce in relazione ai nostri servizi
cosiddetti deviati. Perché i servizi deviati italiani non sono servizi deviati, sono servizi di persone che in buona fede ritenevano che, stante la stretta alleanza che avevamo con l'America, su alcune questioni delicate dovevano rispondere prima ai loro colleghi americani della CIA che non al governo italiano.